Leco itinerario zelen vodopat urushkamara. La morbida luce del sole illumina il prato. I raggi penetrano le corone degli alberi per formare delle penombre e giochi di luce colorata di verde. Il sentiero si snoda attraverso il bosco lungo un piccolo laghetto. Si avvolti nel fresco e nella quiete. Una cicogna cammina sul prato, intenta cercare in mezzo all'erba qualcosa per il pranzo. Il panorama è costellato da fiori di campo, more e rose canine. Un po' più avanti, il sentiero esce all'aperto e in alto, tra il fitto fogliame, si intravedono le rovine di fortezze antiche. Durante tutto il percorso, si sente il fresco del fiume, mentre il verde rilassa con le sue vivide tonalità. L'acqua si insinua in mezzo a rocce e sassi, fra cespugli e alberi caduti. Di tanto in tanto si nasconde dietro la vegetazione lussureggiante. Il sentiero si restringe e appaiono anche i primi ponticelli. Gli spruzzi d'acqua dispersi nell'aria creano una piacevole sensazione di freschezza. Ed ecco la solitaria cascata verde, rimasta nell'ombra delle famose cascate di Kushuna. È alta circa 20 metri. L'acqua scende giù per il pendio a gradini, in spettacolari getti d'acqua ribollente, sulla parete di roccia naturale. Le vasche dalle forme arrotondate, create dalle terrazze d'acqua, sono molto seducenti. Invitano a immergervisi, soprattutto nella calura estiva. Dal sentiero principale ne parte un altro, che si perde in mezzo agli arbusti. Dal mormorio che si avverte si intuisce che si snoda vicino al fiume, porta alla grotta Urushka o Urushka Mara. Come la cascata, anch'essa è avvolta da una fitta vegetazione e la sua imboccatura ha un aspetto un po' inquietante. La riempie il fiume, che qui scorre pigro, sbirciando dentro. Si nota che il soffitto è sostenuto da tubi metallici. Non è così piccola come potrebbe far pensare l'imboccatura, ma accessibile solo agli speleologi esperti. Si dice che al suo interno si nascondessero ben 12 laghi sotterranei. Indubbiamente ispira rispetto. La grotta Urushka è di sorgente, ha due piani ed è ramificata. Le sue due gallerie, una asciutta e l'altra umida, si uniscono, mentre le acque carsiche hanno formato una terrazza di travertino. Il suo nome deriva dalla narrazione tradizionale che la terrazza protetta del suo ingresso, così come la grotta stessa, una volta erano utilizzati dai pastori Yuruzi per il ricovero e l'abbeveraggio dei loro greggi. L'eco itinerario Zelen Vodopat Urushka Mara non è particolarmente lungo e non offre esperienze estreme. Percorrerlo offre semplicemente la possibilità di vedere con i propri occhi e sentire con la propria anima la magia della natura, che qui unisce molte cose: l'abbondanza della vegetazione, la varietà dei fiori di campo e dei frutti di bosco, le rocce pittoresche, lo splendore e la freschezza dell'acqua, l'aria pura.